sono in molti in questi giorni gli studenti versiliesi che prendono parte ai viaggi della memoria nei campi di sterminio tedeschi, attraverso le iniziative promosse a più livelli dalle istituzioni locali o regionali, come il gruppo di ragazze di Stazzema che ha visitato il lager di Auschwitz-Birkenau insieme al Ministero e al Comune. In vista della giornata della memoria, che si celebra il 27 gennaio, sono molte le occasioni organizzate anche sul territorio versiliese per ricordare con gli studenti l'orrore della Shoah. Alcune si sono già svolte a Pietrasanta, come la presentazione dell'ultimo libro di Giuseppe Vezzoni sull'eccidio di Sant'Anna, illustrato pochi giorni fa in Sant'Agostino, e la proiezione del documentario del regista Massimiliano Montefamelio, L'eroe silenzioso, dedicato alla storia di Spagnolo Spagnoli, viareggino che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, assieme a un gruppo di amici, ha rischiato la propria vita per salvare alcuni prigionieri dai nazisti. Venerdì mattina, invece, gli studenti delle classi terza A della Santini e della prima B e seconda C della Barsanti prenderanno parte ad una seduta speciale del Consiglio Comunale dei Giovani, dopo la lettura di alcuni testi sulla memoria ed altri passaggi della Costituzione italiana, si aprirà un vero e proprio dibattito fra gli studenti. È proprio attraverso la memoria che si rievocano episodi del passato che costituiscono le nostre radici, la nostra esperienza, e attraverso queste si può sperare in un'educazione alla pace. E prima si comincia nell'età, con i ragazzi molto giovani, e più grande è la speranza che questa educazione attecchisca e diventi un abito, un modo di vivere, una presa di coscienza. E questo è quello che noi ci proponiamo di fare attraverso queste manifestazioni che stiamo promuovendo, a cominciare da oggi.